Buongiorno a tutti. Ieri le persone che hanno avuto modo di passare da partire dal primo pomeriggio nei pressi del quartiere della Fossetta hanno avuto modo di assistere a un crescendo di tensione che ha visto coinvolte più persone, arrivando a un epilogo non certo edificante. Più volte sembra siano dovuti intervenire i carabinieri per sedare situazioni a dir poco effervescenti, che sembravano calmarsi per riprendere poi in maniera più esplosiva. A ieri sera non era ancora chiaro come stessero le cose, ma solo che l'intervento più incisivo delle forze dell'ordine ha visto sul campo 3 pattuglie dell'arma dei carabinieri e 2 della polizia locale. 2 persone ferite sono state portate al pronto soccorso, una delle 2 con lesioni alla testa. Sembra che si siano letteralmente bastonati tra di loro. A ieri sera non era neanche comprensibile chi fossero le persone coinvolte e le motivazioni che hanno portato a infiammare gli animi. Lo leggo da Chioggia Azzurra. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta. Il segretario di Rifondazione Comunista a Chioggia, Giorgio Varisco Pestaferro, ha annunciato che Rifondazione Comunista non si presenterà con una propria lista alle prossime amministrative. Afferma che le loro forze sono troppo esigue per poterlo fare, ma che loro sono comunque attivi nel territorio e presenti. Ad esempio, porta le ultime battaglie che li hanno visti in piazza, fatte per evitare che la logia dei bandi venisse messa al bando, per il mantenimento della tratta ferroviaria, perché venga attivato nuovamente un presidio di polizia locale nel centro storico, richieste che sembrano accomunare in modo quasi trasversale buona parte del mondo politico clodiense. I cittadini di Valli stanno facendo notare una situazione di degrado nel passaggio riservato ai pedoni che va dalla chiesa al cimitero. A riguardo, uno dei suoi abitanti ha inviato una segnalazione a Chioggia Azzurra, facendo notare la trascuratezza del manto erboso, troppo rigoglioso in alcuni tratti, sembra quasi chiudersi a ricoprire la pavimentazione del passaggio stesso. Erba che ha tanti pregi, se ben tenuta, ma che in queste condizioni di incuria può diventare nido e ricettacolo di animali sgraditi e non solo di insetti. Ma non solo questo. Ieri per l'ennesima volta è stato fu dato fuoco a sterpaglie, questa volta a Borgo San Giovanni, all'altezza dell'asilo nido, a ridosso della siepe che divide il condominio di nuova costruzione. È stato necessario un ennesimo intervento da parte dei vigili del fuoco per lo spegnimento, i quali, per fortuna, sono potuti intervenire col nuovo mezzo, il pick-up, che ha permesso loro di addentrarsi fino ad arrivare quasi nei pressi dell'incendio. Con le camionette avrebbero avuto maggiori difficoltà a destreggiarsi in una situazione di emergenza in quel luogo. Non ci sono stati danni importanti se non alla siepe di confine, ma non passa notte che gli uomini del corpo non debbano intervenire per sedare piccoli incendi, piccoli focolai, che potrebbero diventare deleteri con le giuste condizioni meteo. Tagliare l'erba, almeno nelle aree pubbliche del territorio, quando arriva oltre una certa altezza, oltre a togliere il degrado, a rendere più piacevoli i percorsi e a evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari, può anche aiutare in un'attività di prevenzione incendio. La cosa migliore per risolvere il problema degli incendi sarebbe cogliere in flagranza di reato il piromane o stare allerta se si vedono movimenti sospetti in aree poco frequentate, ricche di vegetazione. Sembra che l'uomo o la donna, e che appicca il fuoco, osi sempre di più, avvicinandosi di volta in volta alle abitazioni in modo più sfacciato. Il mondo della psicologia ha scritto volumi sul percorso di certi atteggiamenti distruttivi, che si sembra non si risolvano quasi mai da soli. Sono notizie lette da Chioggia Azzurra. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia.
e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Lo scorso pomeriggio una bambina di 11 anni è stata salvata in extremis dai bagnini di Isola Verde. La bambina stava galleggiando esanime a pancia in giù. Recuperata con un'azione tempestiva dal bagnino Mattia Feletti, è stata subito portata a terra, dove è stata praticata la rianimazione. In quad è stata poi trasportata all'ambulatorio medico di Estate Sicura, dove poco alla volta si è ripresa grazie alle cure del primo soccorso. L'azione ha dimostrato l'importanza della catena che si è attivata per portare in salvo la bimba, catena attiva quest'anno solo presso lo stabilimento balneare Bagni Smeraldo. L'altra struttura, che fine l'anno scorso ha dato la sua disponibilità, quest'anno ha rinunciato. Mattia Feletti e Gianluca Marangoni, due bagnini che con la loro attenta e tempestiva azione di salvataggio hanno effettuato l'operazione di soccorso in una zona libera, rappresentano quella bella gioventù di cui ci vorremmo circondare. Ascot Confcommercio e US3 Serenissima, insieme ad alcuni operatori più illuminati, ogni anno investono sulla sicurezza dei bagnanti. Nei giorni scorsi presso i bagni Tropical c'è stata una dimostrazione da parte di FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico di Venezia, tra le torrette 2 e 3, di come si possono effettuare operazioni di salvamento con le moto d'acqua. Il progetto consisterebbe in un presidio di soccorso in mare che andrebbe integrato alle attività di salvataggio locale organizzata da Ascot Confcommercio di Chioggia. Le moto d'acqua che fanno parte del loro parco sono mezzi in grado di raggiungere qualsiasi punto a partire dall'arenile, su indicazione della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Sono dotate della strumentazione fondamentale per la rianimazione, consistente in un pallone ambo autoespendibile e di un defibrillatore. A completamento della dotazione di soccorso, il kit di primo soccorso da utilizzare in attesa del personale di soccorso del SUEM 118. È un progetto pilota con cui ci si augura di poter implementare il servizio di soccorso nel nostro litorale durante la prossima stagione turistica. Lo leggo tutto da Chioggia Azzurra. Martedì 24 agosto, a partire dalle ore 21, presso le Tenue Beach Restaurant verrà ospitata la finale regionale di Miss Italia Veneto con l'elezione di Miss Cinema 2021. Il concorso dedicato alla bellezza più celebre in Italia torna quindi ai lidi di Sottomarina, questa volta per la tappa più importante in assoluto a livello regionale. Nel 1995 anche Chioggia è salita sul podio di Miss Italia con il secondo posto di Arianna Marchetti, una bellissima ragazza, allora 19enne, che uscì dal concorso col titolo Ragazza in Gambissima 1995. Vinse Anna Valle, ma Arianna, dopo l'esperienza di Miss Italia, ha ottenuto una certa notorietà, lavorando come modella e attrice, conduttrice per le reti Rai 1 e reti Mediaset, annunciatrice televisiva fino al 2009. Per chi volesse godersi la serata in cui sarà eletta Miss Cinema 2021, sedendo in prima fila, può prenotare un tavolo al ristorante. Oggi, a partire dalle 8:30, US3 Serenissima aprirà oltre 2.000 slot dedicati ai giovani atleti e ai loro accompagnatori. Gli appuntamenti con il vaccino si concentreranno nei due mercoledì consecutivi del 25 agosto e del 1 settembre in tutti i centri vaccinali del territorio. Si tratta di un'offerta vaccinale fatta ad hoc per i giovani atleti tesserati dai 12 ai 19 anni di età. Nell'occasione potranno vaccinarsi anche i genitori o gli accompagnatori che seguono o sostengono i ragazzi durante le loro attività. In questo modo si ha diritto al Green Pass richiesto per le attività sportive e anche per assistere alle manifestazioni dagli spalti. La prenotazione del vaccino nei mercoledì dello sportivo potrà essere effettuata anche dalle società sportive, su richiesta delle famiglie, contestualmente al rinnovo dell'iscrizione o al nuovo tesseramento. Ma l'iniziativa si estende anche agli sportivi adulti, tesserati o dilettanti fino ai 39 anni di età,
oltre 17.000 gli slot disponibili da adesso fino all'8 di settembre, anche nei fine settimana. In occasione del rientro degli utenti dalle ferie, i centri vaccinali riprenderanno infatti a erogare i vaccini anche il weekend dal 28 al 29 agosto e quello tra il 4 e il 5 settembre. La giornata del mercoledì è stata scelta per venire incontro a questa categoria, perché sono giorni distanti dalle partite e dagli incontri agonistici del fine settimana, spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Lucas Brogiò. Sono 31 i comuni del Veronese e 19 quelli del Rodigino che si sono accordati con la Regione Veneto, con autorità di bacino e con infrastrutture venete per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti galleggianti lungo il Canal Bianco, nello specifico nelle conche di navigazione di Torretta a Legnago nel Veronese e Baricetta ad Adria nel Rodigino. Per poter arrivare a un accordo, l'iter è stato lungo con incontri e sopralluoghi. La risultante dovrebbe portare un abbattimento del degrado ambientale. L'accordo è potuto nascere grazie alla sensibilità dei sindaci che si sono resi disponibili per cercare di migliorare la qualità delle acque. Fondamentale è il contributo dei consorzi di bonifica veronese e bonifica Adige Po. Le spese di smaltimento saranno poi ripartite tra gli enti sottoscrittori. Infrastrutture venete col sosterrà i costi di raccolta e deposito dei rifiuti recuperati a bordo canale grazie a fondi regionali. I comuni firmatari sosterranno le spese necessarie al deposito e allo smaltimento di ognuno per i millesimi di competenza. Le raccolte verranno fatte due volte l'anno in ognuna delle due conche interessate. Resta indispensabile la collaborazione e il senso civico dei cittadini. Il 17 agosto all'Arena Spettacoli del Centro Sportivo di Albarella in provincia di Rovigo, Vittorio Sgarbi presenterà il suo ultimo libro, Ecce Caravaggio, da Roberto Longhi a oggi, edizioni La Nave di Teseo. Un libro dedicato a uno dei più grandi pittori italiani, il suo stile costituisce di per sé una corrente. Libro che è l'occasione di percorrere un viaggio avventuroso e entusiasmante nei labirinti, rivalità, furbizie che hanno accompagnato la riscoperta di Caravaggio, a partire da quel fatidico 1951, 70 anni fa esatti. Uno dei pittori più amati da Sgarbi, legato al critico d'arte Roberto Longhi, dalla stessa passione per l'artista. Passione che ha portato a rivalutarlo dopo tre secoli di damnatio memoriae, che ha visto il pittore cancellato dalla storia dell'arte appunto per quasi 300 anni. Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti. Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info@motozone.it. Cosa c'è da fare oggi? Eventi a Chioggia per oggi 18 agosto 2021. Per la settimana delle emozioni, per i bambini una caccia al tesoro, alla pescheria al minuto, alla visita guidata al Museo Olivi di Zoologia Marina. Ritrovo in piazza Granaio dalle 9:30, costo 8 euro. All'Isola dell'Unione, nel contesto della festa del pesce azzurro, ci sarà uno spettacolo musicale in tributo ai Queen, Live Queen. Le cucine saranno aperte dalle ore 19. Tutta la cittadinanza è invitata questa sera a partire dalle ore 21 presso la sede dell'Università Popolare e Osellatore, presso appunto la scuola, l'ex scuola elementare Principe Amedeo di Savoia, per la presentazione del nuovo numero della rivista Chioggia, rivista di studi e ricerche. La presentazione sarà coordinata dal direttore della rivista Cinzio Gibin e parteciperanno Chiara Feletti, Matteo Dori e Sergio Ravagnan. Si tratta di una prestigiosa rivista culturale incentrata sulla città di Chioggia, un periodico semestrale che dal 1988 contribuisce alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale della città e del suo territorio, grazie a un meticoloso lavoro di ricerca. Leggere un viaggio fatto con la fantasia e per prendere in prestito un libro dalle ore 10 alle 13 presso lo Yacht di Sottomarina è aperto il prestito libraio, a cura della Biblioteca Civica Sabadino. I giganti dell'oceano,
È il titolo dell'episodio che potrete vedere oggi, mercoledì 18 agosto, nell'ambito della rassegna Cineforum Scientifico I segreti delle balene, che si terrà al Museo di Zoologia Adriatica Olivi nell'aula magna di Palazzo Grassi. Lo spettacolo inizierà alle ore 21 e in sala sarà presente un biologo marino, esperto di cetacei, che potrà rispondere a tutti i vostri dubbi e curiosità. Anche questo episodio è tratto come i primi due dalla serie Segreti delle balene della National Geographic. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Consultate il sito per maggiori informazioni. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 18, è la Farmacia al Mare in via San Marco, vi saluto, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti! Thank you.